Oggi vediamo insieme i segnali non verbali che riguardano la sfera affettiva e ci offrono indizi sul fatto che in quell'area c'è una sorta di appetito inappagato, oppure un disequilibrio relativo a desideri e bisogni per la persona che li produce. Se mi segui o hai letto i miei saggi, sai già che secondo le discipline analogiche dello psicologo Stefano Benemeglio esistono 5 aree emozionali in cui l'essere umano si nutre sul piano inconscio. E i piatti da portata sono appunto le emozioni, cucinate dalla vita di ogni giorno, dagli eventi, dalle nostre interazioni con gli altri e non ultimo dai nostri meccanismi mentali e quindi dalle nostre modalità di pensiero e di interpretare gli eventi che ci toccano. Dovresti sapere anche che l'area affettiva si staglia al secondo posto nella classifica per importanza, subito dopo quella del rapporto con la famiglia d'origine, nella quale gli attori sono i nostri genitori. Prima di entrare nel vivo, lascia che mi presenti per chi mi segue per la prima volta. Sono Sergio, mi occupo di comunicazione relazionale e non verbale e cerco di aiutare le persone a comunicare meglio con gli altri e con se stesse, nell'ottica che vede la qualità delle relazioni che intessiamo ogni giorno come l'ago della bilancia tra una vita felice e una vita meschina. Prima di tutto è sacrosanto ribadire un concetto, ovvero rispondere alla domanda sul perché il nostro inconscio comunica con l'ambiente, come si sente. Uno infatti potrebbe chiedersi, ma perché questa smania di comunicare sempre le proprie emozioni? Non sarebbe meglio che ognuno le tenesse per sé? Beh, l'inconscio è la nostra parte più selvaggia e infantile, e non è un caso se nelle discipline analogiche viene chiamato io bambino. Il nostro io bambino comunica costantemente come si sente, sia nello stato di veglia tramite gesti e atti subliminali corporei, sia durante il sonno tramite i sogni, e non può esimersi dal farlo. In particolare, tutto l'alfabeto corporeo di cui abbiamo parlato spesso in questo podcast audio e sul mio canale YouTube in generale è molto vasto e viene espresso con un fine preciso, che è quello appunto di comunicare all'ambiente le proprie esigenze emotive, nella speranza che qualcuno là fuori sappia leggere e adegui la sua comunicazione a quelle esigenze. In questo senso possiamo affermare che tutto l'alfabeto del linguaggio del corpo è strumentale al raggiungimento di un obiettivo. Come parliamo con la nostra voce per esprimere concetti e raggiungere obiettivi, così fa il nostro inconscio con questo alfabeto silente. Fatta questa chiarezza, andiamo a vedere i segnali che possiamo definire affettivi. Iniziamo con il viso, che è il principale fulcro delle emozioni più intense, dove incontriamo due segnali molto frequenti che indicano una distonia affettiva. Il primo è il prurito della guancia, che spesso ci obbliga a un autocontatto. Secondo le discipline analogiche, la guancia è una zona del nostro corpo in cui da bambini registriamo gratificazioni e penalizzazioni da parte dei nostri genitori, quindi rimane molto legata sul piano semantico all'area affettiva. Come per ogni segnale corporeo, è sempre ottimale capire cosa ha fatto scattare il gesto, quale parola, quale argomento, quale simbolo in buona sostanza ha prodotto in tempo reale quel movimento nel nostro interlocutore oppure su di noi. Il secondo segnale, piuttosto frequente da osservare, è il mordicchiamento del labbro inferiore, che nonostante ci porti più facilmente a pensare a una pulsione sessuale, esprime quella che potremmo definire una richiesta di attenzioni affettive, una fame di coccole e di amore. È un segnale che spesso fanno i bambini, i primogeniti in particolare, dopo la nascita del fratellino o della sorellina. In questi momenti, nonostante le migliori attenzioni e il grande impegno dei genitori a non dare troppi momenti di attenzione al neonato appena arrivato, è inevitabile che il primogenito si renda conto di non avere più l'esclusiva che aveva prima e che sul piano inconscio richieda conferme e attenzioni maggiori. Alcuni bambini, infatti, hanno un ematoma visibile sotto il labbro inferiore, perché quel gesto, non letto e non ascoltato dai genitori, diventa reiterato. Ovviamente lo facciamo anche da adulti, e è molto più spesso di quanto credi. Probabilmente lo fai anche tu, quando vivi intimamente una carenza di questo tipo.
È interessante notare che se una persona che sta parlando con te lo emette spesso guardandoti negli occhi, probabilmente il suo inconscio ti ha registrato come un potenziale oggetto di desiderio sul piano affettivo. Vediamo adesso alcuni segnali che riguardano la zona del petto e in generale la fascia che gira attorno al torace nella parte alta tra la gola e lo sterno. Il primo è un prurito proprio nella zona dello sterno e in determinate situazioni può indicare che tra la persona che lo emette e il suo oggetto del desiderio ci sono degli ostacoli che possono essere di vario tipo. Parlando della fidanzata Roberta, Mario si gratta in quel punto e probabilmente non la sta vedendo o frequentando quanto vorrebbe, a causa di alcuni impedimenti, che possono essere la distanza dei luoghi in cui vivono, una lite momentanea che li tiene lontani, le famiglie che non sono d'accordo sulla loro unione, come per Giulietta e Romeo, oppure con Roberta che è sposata, Mario si trova in una posizione clandestina, da amante, con tutti i naturali ostacoli che questo comporta. Passando alla zona posteriore di questa fascia, che per chi conosce i chakra è quella del quarto, che ha proprio a che fare con l'affettività e con l'amore, guarda caso, esiste un segnale corporeo che è indicatore di diffidenza affettiva, il prurito della scapola. Chi si gratta nella zona scapolare sta dicendo sul piano subliminale che in questo momento della vita non apre volentieri il suo cuore, probabilmente a causa di ferite pregresse e recenti. È un segnale molto importante da notare se siamo in fase seduttiva e stiamo cercando di coinvolgere affettivamente una persona, perché ci dice che non è il momento e che dobbiamo guadagnarci la sua fiducia prima che si lascia andare. Un altro segnale corporeo che interessa questa zona, piuttosto raro da incontrare per fortuna, è il prurito nella parte alta della schiena, nel punto tra le due scapole, nella parte opposta a quella dello sterno, per intenderci. Chi si gratta in questa posizione sta comunicando una chiara volontà inconscia a non aprire il cuore. A differenza della scapola, quindi, non si tratta solamente di una diffidenza per la quale, giocando bene le nostre carte, potremmo guadagnarci la fiducia e raggiungere l'obiettivo di fare coppia, ma di una vera e propria chiusura, probabilmente causata da una diffidenza troppo forte che è diventata una difesa e che impedisce alla persona di vivere una storia affettiva in maniera fluida e serena. Torniamo sulla testa e incontriamo un altro segnale corporeo piuttosto frequente, l'accarezzamento dei capelli e per chi come me non ne ha, l'accarezzamento del capo. Questo gesto rientra in quelli che Stefano Benemeglio ha definito segnali di gradimento, ma può avere anche una chiave di lettura ulteriore e abbastanza significativa da notare. Se una persona si accarezza i capelli guardandoti negli occhi, può essere un indicatore di un certo interesse affettivo nei tuoi confronti. Il suo inconscio potrebbe aver individuato in te le caratteristiche idonee a un appagamento di natura sentimentale e affettiva. Quindi può avvenire anche tra amici, non solo tra potenziali partner, ma anche una madre che osserva suo figlio o sua figlia potrebbe accarezzarsi i capelli. Anche una persona che si trova da sola a pensare tra sé e sé a volte fa un gesto di questo tipo ed è un indicatore di agio, probabilmente sta pensando a qualcosa di positivo in ambito sentimentale. Bisogna distinguere tra il gesto di accarezzarsi i capelli o il capo in maniera morbida e quello di grattarsi la testa, che è sempre più dinamico, poiché quest'ultimo ha una chiave di lettura differente, più inerente ai pensieri ricorrenti, ai chiodi fissi o, per rendere meglio, ai cosiddetti grattacapi. Esiste un ultimo gesto affettivo che si esprime in una certa manipolazione dell'anello, ma di questo parleremo in un episodio dedicato che farò uscire a breve e si intitolerà Le manipolazioni dell'anello. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo per un nuovo episodio che andrà in onda, come sempre, alle 7 del mattino. Buon cammino!